Ciao a tutti, vi do un caloroso benvenuto nel mio canale YouTube. Oggi andremo a realizzare un progettino molto sfizioso con questo filato della Princess Creation Handmade che si chiama il soffio. Già il nome dice la morbidezza, è veramente un soffio. Questo è un filato veramente della colorazione pazzesca che va sull'oro. In un gomitolo ci sono ben 50 grammi e in 50 grammi ci sono 250 metri. Il metraggio è molto molto buono. Le indicazioni consigliano l'utilizzo di ferri e uncinetto del 5. La composizione di questo filato è 62% nylon e 38% acrilico. Considerate che questo è top quality, quindi non crea problemi né allergie, quindi potete stare tranquilli sulla qualità del nostro filato. Detto questo, detto le indicazioni, andiamo a vedere cosa ci occorre. Per il nostro progettino e per il progetto con le mie misure ci vogliono esattamente 100 grammi del nostro soffio. Ovviamente se volete fare la sciarpa più ampia prendete un gomitolino in più, così andate sul sicuro. Quindi 100 grammi del nostro filato soffio colore giallino, ok, che va sull'oro. Abbiamo bisogno dei ferri circolari o dei ferri dritti numero 5, abbiamo bisogno anche del ferro ausiliario, il nostro metro forbici, ago da lana e ovviamente il filo ausiliario e l'uncinetto dello stesso numero del nostro ferro, quindi l'uncinetto deve essere dello stesso numero. Una volta detto questo, possiamo tranquillamente vedere cosa andiamo ad utilizzare per iniziare il nostro progetto. Andiamo a prendere il nostro filo ausiliario e il nostro uncinetto, perché dobbiamo andare a creare il nostro avvio provvisorio. Quindi andiamo a fare la solina e andiamo a fare le nostre catenelle. Quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ne dobbiamo fare 50 catenelle. 11 Una volta realizzata la vostra catenella, cosa vado a fare? Vado semplicemente a girare la catenella sul rovescio e troveremo queste piccole spighette che andremo a riprendere e a formare le nostre maglie. Il nostro multiplo di lavorazione è 48 maglie, quindi io farò esattamente un multiplo di 48 maglie, quindi riprenderò 48, voi fate il multiplo che più preferite. Considerate che più multipli fate più la larghezza della sciarpa diventa maggiore, meno multipli fate e meno sarà stretta la vostra sciarpa. Quindi vado a prendere l'uncinetto, entro nella prima spighetta, prendo il mio filo di lavorazione, quindi in questo modo, e lo metto sull'uncinetto e vado a riuscire a formare proprio una maglia. Lasciando sul ferro entro di nuovo, esco e formo un'altra maglia, quindi entro nella spighetta successiva, pesco il filo sull'uncinetto ed esco, quindi sono già 3, e continuo così a riprendere in ogni spighetta disponibile ogni maglia, quindi in questo modo si crea una maglia. Vado semplicemente a prendere tutte le spighette, a formare le mie maglie per avere 48 maglie. Una volta che ho avviato le mie maglie, cosa vado a fare? Semplicemente vado a scaricarle queste maglie sul nostro ferro di lavorazione, quindi con il ferro numero 5 vado semplicemente a riprenderle, quindi a ripescare tutte le maglie
che ho avviato sul ferro, quindi li metto semplicemente così. Una volta fatto anche questo, iniziamo il nostro punto di lavorazione vero e proprio, che è molto molto semplice. Una volta che abbiamo ripreso tutte le nostre maglie, ok, dobbiamo andare a fare il primo giro di lavorazione, che in questo caso è molto semplice, perché andremo a realizzare la costa 2 a 2, quindi partiamo dal primo e facciamo un rovescio, il secondo rovescio e facciamo due rovesci e due dritti. Molto molto semplice, due rovesci e due dritti, due rovesci e due dritti, due rovesci e due dritti. Quindi, come avete capito, l'impostazione del nostro lavoro è questa delle coste. Poi successivamente si farà anche la treccia, l'intreccio vero e proprio, però la maggior parte del punto di lavorazione è sempre a coste. La parte dell'intreccio non sfalza mai la costa, quindi ora vi faccio vedere anche cosa intendo per sfalzare. Quindi giro il mio lavoro e facciamo il secondo giro. Il secondo giro è una ripetizione del primo, quindi andremo a realizzare sempre la costa e questa costa va lavorata per 7 giri. All'ottavo giro andremo a fare l'intreccio, quindi una volta che voi avete fatto 7 giri di lavorazione della vostra costa, andremo a vedere come si fa l'intreccio vero e proprio. Una volta che abbiamo realizzato i nostri giri, cosa dobbiamo andare a fare? Semplicemente prendere un ferro ausiliario e iniziare il nostro vero e proprio intreccio. Quindi prendiamo 12 maglie mettendoli in sospeso, le prime 12, senza andarle a lavorare, li mettiamo soltanto sul ferro ausiliario. Quindi 2, 4, 6, 8, 10 e 12. E li mettiamo, queste 12 maglie, sul davanti del lavoro in sospeso, quindi mi fermo, mi blocco un pochino nel lavoro, anche con il ferro, così non lo perdo. Vado a lavorare esattamente le maglie successive che ci troviamo sul ferro di sinistra della lavorazione, le vado a lavorare semplicemente per come si trovano, quindi essendo che qui c'è il dritto, vado a lavorarlo al dritto. Tirate bene la prima maglia, così non viene un buco enorme. Quindi vado a continuare la lavorazione per 12 maglie, per come si presenta. Quindi, come vedete, abbiamo la costa che non si interrompe, ok, ma sempre due dritti, due rovesci, due dritti, due rovesci e così via. Quindi 2, 4, 6, 8, 10 e 12, ok? Ora, per proseguire la nostra lavorazione, dobbiamo mettere queste maglie che abbiamo messo in sospeso, le dobbiamo rimettere sul ferro di lavorazione, che è quello di sinistra, semplicemente messe, non dobbiamo lavorarle adesso, li dobbiamo soltanto inserire sul ferro. Attenzione a non perderne neanche una, perché poi altrimenti vi viene un problema a riprenderle, anche se vi ho fatto vedere come si riprendono le maglie cadute. Vi lascio nella I qui sopra a destra, vi lascio il link diretto, quindi potete tranquillamente cliccare e vedere il video. Quindi ora, una volta messe sul ferro, vado a lavorare le maglie per come si trovano, quindi due dritti, vedete qui alla fine sono due rovesci e io rinizio con due dritti perché la costa mi richiede due dritti, due rovesci e continuo. Quindi, come vedete, la continuazione della maglia della costa non si interrompe mai, sono sempre 2 a 2. E state attenti anche per questo, perché se vi viene sfalzata, evidentemente avete fatto qualche sbaglio, quindi ritornate indietro e capite dov'è lo sbaglio. Quindi vado a lavorare 24 maglie per come si trovano, quindi due dritti, due rovesci, sono 4, 6,
8, 10 e 12. Ecco qua. Quindi una volta fatto questo, cosa dobbiamo andare a fare? Semplice, dobbiamo girare il nostro lavoro e andare a lavorare per altri 7 giri tutte le maglie che ci troviamo. Ok? Quindi siamo sul nono giro e dobbiamo lavorare altre 7 giri con la costa senza fare nessun intreccio. Una volta realizzato altri 7 giri, all'ottavo dobbiamo fare di nuovo l'intreccio, però per proseguire il nostro intreccio dobbiamo lavorare questa volta 24 maglie per come si trovano, quindi continuando la costa, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. Ok, quindi una volta lavorate 24 maglie della costa, prendiamo il nostro ferro ausiliario e andiamo a mettere in sospeso 12 maglie, quindi 2, 4, 6, 8, 10 e 12. E questa volta, se all'inizio noi abbiamo messo in sospeso davanti, questa volta questo passaggio lo mettiamo in sospeso dietro. Quindi passo attraverso il filo davanti al nostro ferro ausiliario e andiamo a lavorare le maglie per come si trovano, quindi 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti e 2 rovesci, devono essere altri 12. Ok, una volta lavorate anche queste maglie, andiamo a riprendere le maglie messe in sospeso, li rimettiamo sul ferro di lavorazione messe soltanto sul ferro senza lavorate, in questo modo, e le andremo a lavorare continuando la costa. Ok, quindi andiamo continuando la costa, andiamo a lavorare per come si trovano. Ok, una volta ricreato anche questo giro, quindi questo passaggio, andiamo a lavorare di nuovo 7 giri di maglia, 7 giri di lavorazione, il distacco che c'è tra un intreccio e l'altro, e poi facciamo di nuovo l'intreccio dall'inizio come abbiamo fatto all'inizio, 7 giri e rifacciamo di nuovo il secondo intreccio. Quindi si alternano, ok, avendo la separazione tra un intreccio e l'altro di 7 giri. All'ottavo dovete andare a fare l'intreccio. Quindi questo è il nostro punto di lavorazione, come vedete molto molto semplice, dovete soltanto proseguire a lavorare la nostra costa 2 a 2, 2 dritti e 2 rovesci. Prima di proseguire con il nostro progetto vi do un piccolo consiglio, un piccolo suggerimento. Prima di continuare vi consiglio di togliere questo filo ausiliario e di mettere i ferri, perché più avanti andrete con il lavoro poi successivamente vi viene molto più semplice a riprendere la lavorazione. Quindi vi faccio vedere anche come si riprendono, perché è veramente molto molto semplice. Innanzitutto inquadrate dove avete lasciato questa piccola asolina che del nodino e la sciogliete.
perché da qui dobbiamo andare a sfilare. Quindi iniziate dalla vostra catenella a sfilare, ok? Ma prima di poter arrivare alla fine, noi dobbiamo andare a girare il nostro lavoro sul vedete, qui c'è sono la catenella, ma noi dobbiamo andare a vedere dove sono le spighette. Questo è il mio primo punto, come vedete questo è il filo, ma questo è il primo punto, la prima ondina del punto che io vado a prendere. La stessa cosa con il secondo, la stessa cosa con il terzo. In questo modo vado a riprendere tutte le maglie, ok? In questo modo potete anche usare, aspettate, potete usare anche un altro ferro di lavorazione che vi viene molto più semplice, quindi con i ferri circolari direttamente, ok? Ora vi faccio vedere un attimino con questo perché non ho a portata di mano quegli altri, ma io inserirò poi successivamente gli altri, quelli circolari, perché mi è molto più comodo. Quindi vado a riprendere tutte le spighette, quindi tutte le ondine del punti, ok? In questo modo, perché così non avete neanche il ristringimento del vostro lavoro, quindi delle vostre maglie, ma ce l'avete già a portata di mano, quanto poi potete tranquillamente riprenderle via. Riprendetele tutte quante in questo modo. Cosa molto importante è quando arrivate alle due penultime maglie, ok, ricordatevi che la prima voi la vedete benissimo che è questa, ok, ma l'ultima è anche questa qui, ok, quindi riprendete anche questa perché sono due maglie, ok, quindi riprendetele tutte e due, quelle che vedete sul filo, vedete, quelle che vedete sul filo ausiliario, riprendetele tutte. Considerate che dovete prendere un filo ausiliario contrastante in base al vostro lavoro, ok? Perché dovete vedere le maglie poi alla ripresa. Una volta riprese tutte quante sul ferro, potete tranquillamente sfilare questa parte viola, quindi questo filo ausiliario viola, e a voi vi rimangono le maglie giuste della lavorazione. Aspettate un attimino che mi si è imbrogliato il filo. Una volta che avete tolto il filo ausiliario, voi vi trovate le maglie per come ce l'avete sul ferro, vedete? Dritto con il dritto, rovescio con il rovescio, quindi non vi dovete neanche stare a preoccupare, a impazzire, a vedere dove è il dritto e dove è il rovescio, ok? Quindi un consiglio piccolo che vi do. E lasciate questo ferro fino a completare una parte della lavorazione, poi lo riprendete tranquillamente. Lavorazione. Cosa andremo a fare? Semplicemente dobbiamo dividere le nostre maglie, quindi una parte andrà sul ferro a doppia punta e l'altra parte rimarrà sul ferro normale. Ora dovete stare attenti a questo passaggio che è molto molto importante. Dobbiamo mettere una maglia, dobbiamo lavorarla con il ferro normale e un'altra metterla sul ferro ausiliario. Quindi vado semplicemente, essendo che qui è rovescio, vado a lavorarlo a rovescio, ok? E quella maglia successiva la metto sul ferro senza lavorarla, ovviamente, ok? Poi vado a lavorare la seguente maglia che è dritto, la lavoro a dritto, cercando di non far cadere tutte le maglie, ovviamente. Magari bloccatevela nel lavoro, così non vi scappa. Quindi vado a lavorare la seguente maglia dritto e quella successiva ancora la metto sul ferro, blocco il ferro nella lavorazione in questo modo, così non mi scappa, e vado a lavorare una maglia a rovescio e l'altra maglia a rovescio la metto sul ferro senza lavorarla. Riblocco il ferro ausiliario, vado con il ferro di lavorazione, vado a lavorare una maglia seguente a dritto per come si presentano in pratica e l'altra maglia a dritto la carico sul ferro ausiliario senza lavorarla. Blocco il ferro ausiliario, vado nella maglia successiva che è dritto e vado a lavorarla a rovescio, cioè a rovescio vado a lavorarla a rovescio. Una volta che abbiamo messo le nostre maglie sul ferro ausiliario, potete anche usare una spilla da baglia, quella apposta per mettere in sospeso i ferri, le maglie, così potete bloccarlo tranquillamente. Ora possiamo tranquillamente andare a procedere a lavorare prima la prima parte e poi successivamente la seconda.
qui avete bisogno di contare i giri, perché come nel primo giro facciamo anche nel secondo, quindi come in una parte faremo anche nella seconda. Quindi ora io lavorerò per 10 centimetri e quindi vado a lavorare per come si trovano le maglie, dritto sul dritto, rovescio sul rovescio, quindi dove c'è il dritto lo lavoro al dritto, dove c'è il rovescio lo lavoro al rovescio. Io metterò un blocco punte qui nel lavoro, quindi sul ferro ausiliario, per non far cascare tutte le mie maglie, perché altrimenti se le perdo sono guai. Quindi una volta messo le cose sul ferro, una volta messe i blocca punte sul ferro, vado tranquillamente a lavorare dove c'è il dritto, dove c'è il rovescio per 10 cm. Ovviamente voi contate i giri che fate, perché giustamente come su un lato dobbiamo anche fare sull'altro. Ora vi troverete un dritto, un rovescio, non più due dritti e due rovesci. E qui non c'è bisogno di fare, non dobbiamo fare la nostra treccia, ma dobbiamo semplicemente lavorare le maglie per come si trovano per 10 cm, semplice. Poi vi faccio vedere come proseguire per l'altra parte. Ecco qui la mia situazione. Io l'ho lavorato per 18 giri, che per ogni persona è diverso. Calcolate che 18 giri per me corrispondono intorno ai 10 cm. Quindi prendiamo un altro ferro doppia punta, o prendete il vostro lavoro in pratica in sospeso, prendete un altro gomitolo del vostro filato che avete, quindi io prendo un altro filato, un altro gomitolo, perché dovremo andare a lavorare questa situazione senza spezzare il filo dell'altra lavorazione. Ora vi faccio anche vedere come. Quindi prendiamo il nostro filo, ok, questo è dell'altro gomitolo. Prendo il mio filo e andiamo in pratica a lavorare semplicemente i punti come ci troviamo. Quindi dove c'è il rovescio, andiamo a lavorarlo, che questo è il rovescio. Vado semplicemente dove c'è il dritto e continuo la lavorazione semplicemente riprendendo senza spezzare il filo dell'altra parte, perché poi andremo a unire il tutto. Quindi una volta finita una parte lavorato 10 cm, passiamo a lavorare questa situazione, quindi quest'altra parte, sempre lavorandola come si trovano, sempre per 10 cm come l'altra, perché si devono incastrare perfettamente. Una volta che avete fatto le due, anche la seconda parte dei vostri giri, per me sono sempre 18, 10 cm, cosa andremo a fare? Dobbiamo in pratica unire queste due parti che otteniamo adesso, che noi abbiamo esattamente due parti, ora ve lo faccio vedere meglio. Abbiamo queste due sezioni, come vedete, dobbiamo unirle insieme. Quindi come andare a procedere? Ora ve lo faccio vedere. In pratica noi dobbiamo andare con il gomitolo iniziale, che è questo qui, con i ferri miei, tolgo le punte, ovviamente tolgo, e andiamo a unirle non tenendo conto, così, essendo che io devo fare il dritto, ok, cosa devo andare a fare? Semplicemente a lavorare la prima maglia che ci troviamo. Io mi sono posizionata i ferri tutte e due sullo stesso piano, ok, quindi uniti. Cosa dobbiamo andare a fare? Semplicemente dobbiamo andare a unire ogni maglia al suo posto, dobbiamo rimettere tutto al suo posto. Quindi la prima maglia è sul ferro ausiliario e la lavoro con tutte e due i fili, ok, con tutte e due i gomitoli, così teniamo la lavorazione ben ferma.
Quindi vado, essendo che è il dritto, lo vado a lavorare al dritto, entro nella maglia e lavoro con tutte e due, vedete, carico con tutte e due i gomitoli, carico il filo, quindi esco dalla prima maglia. Lascio il gomitolo del secondo, quindi quello che ho fatto la seconda parte la lascio, e prendo il gomitolo iniziale e vado a fare da questo lato qua il rovescio, ok? Quindi il rovescio da questo lato, vedete? Così. Il rovescio da quest'altro lato. Quindi un rovescio da un lato e un rovescio dall'altro, ok? Poi un dritto da un lato, quindi quello dall'esterno, e un dritto da questo lato, quindi una. Vedete, se riesco a farvelo capire. Allora, essendo che sono due maglie, quindi tutte e due rovescio, io cosa vado a fare? Prima prendo la maglia esterna, quindi quella che è verso esterna, e vado a lavorarla normalmente a rovescio, vedete? La lavoro a rovescio. Poi lavoro a rovescio anche questa del secondo ferro, quindi la vado a lavorare, ok? Poi c'è il dritto qui. Vado nell'esterno, prendo il dritto lavorato e il dritto da interno, quindi prima in un ferro e poi dall'altro, vedete? Prima lavoro il rovescio qui e poi passo all'altro ferro e lavoro il rovescio dall'altro lato, e quindi ci si forma, come vedete, a noi si formano le nostre maglie. Una volta che si formano le nostre maglie possiamo tranquillamente procedere, e a noi ci rimane la parte dell'anello chiuso, ok? Quindi ora cosa devo andare a fare? Essendo che qua è il rovescio e ne abbiamo fatti due, vado sul ferro esterno e vado a lavorare il dritto per come si trova. Ora lascio quello esterno e prendo quello interno, quindi quest'altro, e vado a lavorare il dritto. Quindi prima da esterno e poi da interno, per come si trovano le maglie. Dritto sul dritto, rovescio sul rovescio. È molto semplice. Vedete? E così potete tranquillamente unire. E poi vi ritroverete due rovesci, due dritti, due rovesci, due dritti, due rovesci, due dritti, e così via. In pratica è questo il lavoro. Ok? Esattamente questo. Una volta che avete messo tutte le vostre maglie sul ferro, avete la stessa situazione dell'inizio, quindi avete tutte le maglie, quindi due rovesci, due dritti, due rovesci, due dritti, in questo modo come eravamo dall'inizio siamo anche adesso. Considerate che non abbiamo né aumentato né diminuito maglie, ma sono sempre le stesse, le abbiamo soltanto divise, ok, per formare questo piccolo anello, e l'abbiamo lavorato in due parti separati, ok? Poi l'abbiamo riunito. Ok, una volta riunito ora possiamo tranquillamente procedere alla parte finale. Quindi la parte finale è questo pezzettino di centimetri, che sono per me sono 20 centimetri, per un tot di centimetri per finire il nostro lavoro. Quindi abbiamo due intrecci. Ora andiamo a vedere, per continuare la nostra lavorazione dobbiamo vedere dove ci troviamo. Ok, considerate che è allo stesso, mi sono imbrogliato con i fili, ma poi ve lo faccio vedere. Considerate che sia sul dritto del lavoro che sul rovescio, se voi notate, è sempre lo stesso punto, quindi non vi potete sbagliare. Considerando che qui dovete contare per poter riprendere il vostro lavoro, quindi il vostro diagramma degli intrecci, dovete contare la parte più piccola della vostra treccia, ok, che è questa, dovete andare a contare quante maglie avete fatto, quindi quanti giri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, quindi faccio due giri qua e faccio l'intreccio, ok? Dovrei intrecciare subito, ma subito non posso intrecciare, altrimenti mi si vede brutto il lavoro. Quindi faccio due giri e poi comincio l'intreccio, ok? Quindi proseguiamo la lavorazione prendendo i nostri ferri in mano, essendo che siamo sul, da me è rovescio, ma è, ve l'ho detto, una volta che
andate a lavorare non saprete neanche voi qual è il dritto e il rovescio, però vi potete tranquillamente segnare sul dritto, mettere un marcapunti, così capite che questo è il dritto. Quindi vado semplicemente a continuare la lavorazione per due giri, per come si trova, quindi dove c'è il dritto, dove c'è il rovescio, e poi cominciamo gli intrecci e vi faccio vedere anche come si realizzano gli intrecci per riprendere la lavorazione più che altro. Quindi io ho realizzato i miei due giri di lavorazione, ora dobbiamo andare a inquadrare la situazione per come l'intreccio. Io qui sono sul dritto del lavoro, ricordatevi sempre che dovete fare l'intreccio sul dritto, e dobbiamo vedere com'è la situazione. Quindi qui ho messo in sospeso dietro del lavoro, quindi essendo che io ho lavorato questa parte davanti, devo lavorare la parte centrale, quindi la seconda sezione. Allora, innanzitutto le prime maglie le lavoriamo, le 24 maglie prima le dobbiamo lavorare 24 per come si presentano, quindi due rovesci e due dritti per 24 maglie, quindi 2 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 e 24. Una volta lavorate le 24 maglie, noi prendiamo il nostro ferro ausiliario di aiuto, andiamo a mettere 12 maglie in sospeso davanti del lavoro, quindi 2 4 6 8 10 e 12, e le mettiamo sul davanti, quindi blocchiamo nella lavorazione il nostro ferro. Andiamo a lavorare, per come si presentano le maglie successive, le altre 12 maglie, quindi dove c'è il rovescio, dove c'è il dritto, quindi 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Riprendiamo le maglie messe in sospeso, li rimettiamo sul ferro di sinistra, soltanto li mettiamo, non li dobbiamo lavorare per il momento. Li risistemiamo sul ferro di sinistra e poi andiamo semplicemente a lavorarle per come si trovano, quindi dove c'è il dritto, dove c'è il rovescio, quindi due rovesci, due dritti, due rovesci e due dritti, due rovesci e due dritti. Una volta fatto questo intreccio, andiamo a lavorare per come si trovano 24 maglie, quindi 2 4 6 8 10 12 14 12 maglie, quindi contiamo, dobbiamo mettere in sospeso, cioè dobbiamo lavorare 12 maglie, 2 4 6 8 10 e 12. Ok, ora dobbiamo andare a intrecciare, quindi a fare l'intreccio delle altre maglie, ok? Ma dobbiamo mettere in sospeso 24, cioè dobbiamo lavorare 24 maglie, ok? Perché questa è la prima sezione e questa è la seconda, quindi lavoriamo altre 12 maglie per come si presentano, quindi 2 4 6 10 e 12, quindi 12 più 12 fa 24. Ora dobbiamo mettere 12 maglie in sospeso davanti, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 davanti del lavoro, come abbiamo fatto all'inizio. Andiamo a lavorare per come si trovano le altre 12, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ora prendiamo le maglie che abbiamo messo in sospeso, le rimettiamo sul ferro di sinistra e le lavoriamo come abbiamo fatto prima. Dove c'è il dritto, dove c'è il rovescio. Come vedete, noi stiamo rispettando il punto di lavorazione della costa facendo sempre gli intrecci, quindi facendo la treccia, però rispettando sempre la parte della costa. Una volta fatto queste maglie, ok, quindi una volta fatto questi due intrecci, cosa vado a fare? Giro il mio lavoro sul rovescio, vado a lavorare 8 giri, in pratica 7, all'ottavo dobbiamo fare di nuovo l'intreccio, quindi 7 giri per le maglie per come si trovano, quindi dove c'è il dritto, dove c'è il rovescio, all'ottavo fate di nuovo l'intreccio e quindi concludete la vostra lavorazione. Dopo 20 centimetri potete chiudere il lavoro, quindi la chiusura totale delle maglie. La chiusura la potete tranquillamente realizzare come più preferite, con l'ago, con i ferri stessi, con l'uncinetto, in base al vostro gusto. Io andrò a chiuderle con l'ago per pura comodità, ma ovviamente voi potete tranquillamente chiudere, fare la chiusura come più vi piace. Se non sapete come chiudere, vi lascio qui sopra in alto nella i, vi lascio il link diretto per andare a visionare le varie chiusure che potete realizzare, che potete inserire nelle varie lavorazioni, scegliere quella che più vi aggrada e utilizzarla per la chiusura dei vostri lavori. Qui ho creato la mia prima parte, vi faccio vedere anche i centimetri che ho ottenuto. Non riesco a inquadrarvi tutta la situazione, però vi dico anche i centimetri. I miei centimetri della prima parte, ok, quindi dal messo in sospeso, dall'inizio fino alla fine, sono esattamente 70 centimetri. Avendo 70 centimetri insieme alla parte dell'asola, ok, vi dico anche senza l'asola, che mi risulta intorno ai 49 centimetri senza l'asola, quindi 49 centimetri senza l'asola, poi abbiamo 10 centimetri dell'asola e poi abbiamo esattamente, ora vi dico anche, abbiamo esattamente 16 centimetri che è la parte finale del nostro lavoro, del nostro pezzo, ok? Considerate che i giri che ho fatto qui sono 18 per avere 10 cm, ovviamente i giri che faccio io possono cambiare da persona a persona, da mano a mano, quindi basatevi soprattutto sui centimetri che vi dico. Ora andiamo a vedere la seconda parte. Riprendendo i ferri in mano anche dall'altro lato che abbiamo lasciato il ferro, andiamo a lavorare il nostro lavoro in pratica. Con il ferro libero che ho fatto tutta la lavorazione, vado a inserirmi lavorando direttamente con questo qua. Quindi prendo il filo di lavorazione, vado a inserirlo e vado a lavorare seguendo sempre il punto di lavorazione, quindi due dritti e due rovesci. Quindi le prime due maglie le vado a lavorare al rovescio, quindi filo davanti, rovescio e rovescio, quindi due rovesci e due dritti, uno e due, due rovesci e due dritti, e proseguiamo in pratica la lavorazione che ci troviamo, ok? Vedete? Quindi ora due rovesci,
e 2 dritti. Quindi ora possiamo tranquillamente procedere a fare gli intrecci distanziati da 8 giri di lavorazione, essendo che abbiamo fatto queste due iniziali nel giro seguente, quindi dopo 8 giri di lavorazione, nell'ottavo giro, noi dobbiamo intrecciare questi nel mezzo, quindi nel mezzo e l'ultima, quindi alternando in questo modo. Come vedete il diagramma esce perfettamente e noi dobbiamo semplicemente andare a lavorare. Una volta fatta la nostra lavorazione di totale maglie, quindi totale giri, totale centimetri che abbiamo fatto all'inizio, dobbiamo andare a proseguire facendo il nostro, la nostra costa uno a uno per poter fare il segmento per infilare dentro la nostra sciarpa. Prima di salutarci, come vedete qui sul tavolo, bello il nostro progettino, favoloso, super super morbidissimo e veramente strabiliante. A me piace tantissimo il punto, mi piace anche questa particolarità dell'asole che abbiamo creato, sia da un lato che dall'altro delle punte, e questo è il nostro lavoro. Ricapitoliamo un pochino quello che abbiamo fatto. Siamo partite dal centro del nostro progetto, abbiamo iniziato a fare la prima parte a crescere. Una volta arrivati a centimetri desiderati, abbiamo creato questo anello suddividendo le varie parti, quindi abbiamo creato due parti con le stesse maglie, abbiamo creato sia una parte davanti che la parte dietro. Abbiamo lavorato a costa uno a uno, prima una parte dell'asola, poi l'altra parte, e poi l'abbiamo riunita non facendo né aumenti né diminuzioni, ma abbiamo ripreso le maglie che abbiamo messo in sospeso. Quindi poi abbiamo continuato a fare il nostro lavoro, quindi il nostro diagramma, le nostre trecce, e abbiamo concluso la prima parte. Successivamente abbiamo ripreso la seconda parte, quindi la seconda metà, e abbiamo fatto la stessa cosa che abbiamo fatto per la prima, creando anche dalla seconda parte l'asola, in modo che possiamo tranquillamente mettere sia da un lato che dall'altro la nostra sciarpa. Considerate che il punto di lavorazione è reversibile, quindi sia da un lato che dall'altro è lo stesso punto, non si vede la differenza, quindi questo è quello che abbiamo fatto. Abbiamo chiuso la parte finale e il nostro progettino è concluso. Vi ricordo di iscrivervi qualora non lo siete ancora, di attivare la campanella per non perdervi nessun altro tutorial. Io vi ringrazio per la partecipazione per la visione di questo tutorial e noi ci rivediamo con altri progettini. Ciao!